È un napoletano doc, quindi era l'espressione di Napoli. Per me, oltre ad essere stato il mio primo capitano, il grande capitano dove mi ha insegnato tante cose, ho preso tantissime cose, ma specialmente a livello caratteriale. La sua tenacia era incredibile. Uno che non mollava mai, una persona onesta, pulita, aveva un po' di tutto. E diciamo che tante volte è stato messo pure in discussione, però lui è stato sempre grande perché ha dimostrato sempre di essere superiore. Lui è stato il più grande di tutti, quello che ha portato su il Napoli e poi, a parte questo, quello che ha risolto la città. Cioè, se tu vai a vedere i quartieri spagnoli, l'ha risolto lui. Vai a vedere in fondo i quartieri spagnoli, l'ha risolto portando Maradona a Napoli. Ha risolto un quartiere enorme, stanno ancora parlando di Maradona. E chi l'ha portato Maradona? L'ha portato lui. Noi a quartieri spagnoli viviamo così. Adesso se viene a vedere i quartieri spagnoli, secondo te chi l'ha portato tutto il suo benessere? Sempre con la sua intelligenza. Suona fina, suona seria, suona per bene, un signore. Noi ai quartieri spagnoli lo amiamo proprio. Andrebbe raccontato ai ragazzi perché oltre a essere un grandissimo calciatore è stato anche un uomo, un napoletano atipico, ma nel senso migliore, dell'accezione migliore. Era una persona seria, onesta, affidabile, leale, era un punto di riferimento per i compagni. E poi non dobbiamo dimenticare anche il contributo che ha dato al calcio Napoli portando Maradona a Napoli. Se non ci fosse stato lui, Maradona non sarebbe mai venuto a Napoli. Ha scritto la storia del Napoli e quindi della nostra città.